Quest'anno siamo giunti alla 13ª edizione del Satiro d'Oro Festival, patron come sempre Enzo Marino, a cui lasciamo la parola per spiegarci un po' e per illustrarci le novità e la scaletta magari di questa nuova edizione, anche i nuovi ospiti. Allora facciamo così, le novità assoluti sono Gianfranco e la nostra bellissima presentatrice che si chiama Vittoria Avvenante. Ecco, poi abbiamo Nunzio, come tutti sapete, c'è questo fortissimo interesse per Nunzio per ricevere un piccolo autografo. Abbiamo in giuria il maestro Fiasinotti, abbiamo tanti campioni. Oh, io sono maestro di rock and roll acrobatica. Cosa potevo invitare? Dei bravissimi ballerini. Ecco, ora riguardo il canto, riguardo tutto. Io passo la parola a Gianfranco e alla nostra presentatrice. Prego. Io sono la prima edizione del Satiro d'Oro, in questa 13ª, quindi quale numero più fortunato? Entro bene, con un buon numero. Prima, come vi dicevo, edizione, sono felicissima e ringrazio l'organizzatore, ringrazio il nostro patron e poi ho questo amico di palco che conosce bene la manifestazione, ma conoscete tutti e non ha bisogno di presentazioni, Gianfranco Palermo. Grazie, buongiorno a tutti. Come dicevo poco fa in conferenza stampa, nonostante quasi 50 anni di attività, io quest'anno sono particolarmente emozionato, intanto perché c'è il grande ritorno del pubblico all'aperto, quindi avremo migliaia e migliaia di persone, e il compito nostro, oltre a regalare bella musica, o anche come piacere personale, insomma, di dare un po' un sorriso, di regalare qualche sorriso alla gente che sarà con noi in queste due serate musicali, dando un po' d'allegria e un po' di vivacità. E poi grazie anche a questo abbinamento con la Festa del Pane e della Pasta e il Satiro d'Oro Festival, quindi saranno 5 serate di assoluto divertimento con tanta cultura, tanta musica e tanto spettacolo, quindi vi aspettiamo tantissimi. Borgata Costiera, 7, 8, 9, 10 e 11 agosto 2022. Grazie, a presto.